Radio 90.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM. Carlo Saviano, frattese Cirovive, hanno dato vita da una partita molto bella, una partita molto combattuta che alla fine è finita con un pari meritato secondo lei? Penso un pari giusto, perché loro comunque hanno dimostrato di essere una squadra ben dotata, con ragazzi bravi veramente. Un applauso lo faccio innanzitutto al portiere, che ha qualche anno, non è più un giovanotto, però mi ha impressionato tantissimo. Io lo dico da portiere, da ex portiere, quindi noi diciamo, a me è piaciuta tantissimo la reazione della mia squadra, perché dopo 3 minuti stare sotto di 2 gol non è facile, contro una grande squadra secondo me. Bella reazione, però diciamo noi come squadra abbiamo pagato lo scotto di qualche esordio un po' emozionato nelle mura amiche, però va bene così, sono abbastanza ottimista, considerando che abbiamo 3-4 elementi che oggi non sono stati convocati, quindi sono ottimista per il futuro. Ecco, forse nel finale si può parlare di 2 punti persi, perché avete avuto le occasioni, però ecco, sono episodi, tanto si può parlare di 2 punti persi, tanto magari di 1 punto guadagnato. Esatto, no, condivido la tua tesi. Potevamo vincerla oppure potevamo pure perderla addirittura. Questo è uno sport molto strano, però non voglio sottolineare gli errori arbitrali, perché bene o male ha fatto errori sia di qua che di là, però una parata del portiere 3 metri fuori aria con le mani è palese, e lui dice che non l'ha vista. Va bene così, mi fa piacere che abbiamo, oltre al calcio, credo abbiamo da parte nostra, e come hanno risposto gli avversari, abbiamo creato pure un rapporto amichevole, e questa è la cosa più importante. Queste cose fanno bene allo sport. Senz'altro, oggi c'è stata un'iniziativa con la signora Leardi, appunto è arrivata la Cirovive, che è una squadra più che altro simbolica, perché rappresenta una battaglia che la signora sta conducendo, perciò ecco. Speriamo di vincerla tutti insieme, lo sport, che se vince lo sport vinciamo tutti. E poi hanno costruito una squadra però ben dotata, valida in molti reparti, e come la nostra. Io dico che alla fine non conosco bene gli altri, perché è una categoria a me nuova. È qualche anno che sto in questa categoria, però posso dire che noi e loro sicuramente ce la giocheremo per i vertici altri. Questo è fuori discussione. E faccio un in bocca al lupo, approfitto di questa prima intervista, faccio un in bocca al lupo a tutta la serie D e a tutti i calcettisti campani. Siamo con Pasquale Esposito, al termine della gara pareggiata dalla Cirovive qui sul campo della Frattese. Allora Pasquale, ti chiedo subito, sei soddisfatto di questo pareggio? Al di là del risultato, sono soddisfatto di come la partita sia andata pacificamente, di come le due squadre si siano ammirate l'una all'altra. Non abbiamo buttato 2 punti, perché la mia squadra ha giocato bene, anche l'altra. L'arbitraggio un pochino, sai, ma va bene così. Fuori casa 1 punto è d'oro, va bene così. Ecco, dal punto di vista sportivo, la signora Antonella ci ha chiarito qual è il progetto sociale della squadra. Dal punto di vista sportivo però siete una squadra ben attrezzata, create molti pericoli, avete un gran portiere tra l'altro. Che obiettivi avete? Ecco, la parolina C2 si può azzardare, come magari ovviamente è un tentativo che si può fare. Avete l'organico per provare almeno a classificarvi ai playoff? Io le voglio dire che la mia squadra non ha mai giocato calcio a 5, questo è il primo anno. Se Dio vuole, se le cose andranno bene, sì, si può dire, se vinciamo, se continuiamo a giocare così. La mia squadra si chiama Cirovive, questo è tutto un progetto. Questo è l'importante, ovviamente. Punto 5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM.